può decidere di prendere il costo annuo e dividerlo per il numero di passeggeri annui, oppure prendere il costo giornaliero di una linea e dividerlo per il numero di passeggeri giornalieri. Noi invece abbiamo preso il numero di passeggeri, il numero del costo della linea annuo, il costo del treno, per singolo treno annuo, e l'abbiamo diviso per i passeggeri giorno. Ecco perché sono arrivate delle cifre che chiaramente hanno indotto in errore anche la popolazione. Cioè, vi dico, la Torino Torre Pellice, lo dico perché c'è qui il sindaco, sulla Torino Torre Pellice, per dimostrare che era una linea da chiudere, dico, cito questa perché è quella di cui è dato qua più comodo, si è preso il primo treno del mattino, cioè quello che parte da Pinerolo, che è il fondo valle e che va su. In punta alla valle, che chiaramente non carica quasi nessuno, ma c'è un treno che serve per farli partire l'esercizio, visto che la rimessa della pulizia si fa a Pinerolo. Ecco, è stato preso il costo annuo di quel treno, è stato diviso per il numero di passeggeri annui, che è la media di 7 passeggeri, e hanno fatto il numero di passeggeri giorno, quindi il costo annuo diviso il numero di passeggeri giorno, e hanno trovato che quel treno costava 12.150 euro annui pro capite. E chiaramente ha detto lo sottolineiamo, ma ovviamente se si andava a fare un conto complessivo sul costo della linea diviso i passeggeri che ogni complessivamente all'anno percorrono la linea, i dati erano diversi. Però non hanno fatto il dato, lo stesso calcolo dove allora non conveniva, cioè sulla Novara Varallo lo stesso dato, prendendo il costo del il treno che carica di meno e il costo annuo di quel treno, che è il treno 4.853, si vede che la cifra viene 37.000 euro annui pro capite. Quindi questo lo dico, è una cosa già nota, ma per segnalare il livello di approssimazione con cui noi andiamo a gestire il trasporto pubblico locale. Ed è chiaro, se questa è la mentalità, non possiamo poi stupirci degli effetti. Dopodiché noi abbiamo criticato l'assessore perché ha nascosto agli enti locali e anche a noi che non erano solo questi tagli, non c'erano solo le 12 linee soppresse, ma le 12 linee soppresse erano solo una parte dei tagli che avrebbero fatto sull'esercizio. Infatti abbiamo anticipato una serie di tagli su tutto il resto della linea che poi si sono puntualmente verificati con l'entrata in funzione del nuovo orario estivo, che hanno colpito moltissimi pendolari. La giunta regionale ha anche detto che nessuno rimarrà a piedi, ogni treno soppresso corrisponderà a un servizio di autobus nuovo. In realtà non è vero, questo vale solo per le linee ferroviarie soppresse e in parte, mentre per i treni soppressi su tutto il territorio, cioè non linee ma singole corse di treno, non è stato fatto nessun esercizio sostitutivo. Ma adesso non mi annoio su tutto il resto, non mi annoio anche su una cosa curiosa, che quando si è deciso di non tagliare la Novara Varallo e la Verce di Casale, la giunta regionale ha comunicato: facciamo una sperimentazione, cioè togliamo su quelle linee, su quelle tratte, togliamo tutto il servizio automobilistico che corre parallelo, per cui manteniamo il treno ma togliamo tutti gli autobus e quindi facciamo la sperimentazione. Noi abbiamo detto falla dappertutto, però va bene, puoi farla lì, falla lì. In realtà non è ancora stato fatto, per cui vi comunico che ad oggi sulla Novara Varallo gli autobus continuano a correre paralleli alla linea, che è una follia, il massimo di spreco. Mentre sulla tratta che interessa, che ho citato prima, Pinerolo Torre Pellice, noi avevamo quattro linee automobilistiche che correvano a fianco alla linea ferroviaria. I sindaci della zona hanno detto sopprimete le quattro linee automobilistiche o comunque riorganizzarle per portare tutto sulla linea ferroviaria, usiamo la linea ferroviaria come canale principale di trasporto. Ecco, invece di fare questo, si è soppressa la linea ferroviaria, si sono mantenute le quattro linee automobilistiche e si è creata una quinta linea sostitutiva del ferro, per cui al posto di una linea ferroviaria abbiamo cinque linee automobilistiche che fanno l'esercizio. Ma tant'è, queste sono cose che sapete. La cosa che invece non sapete, voglio dare qua come notizia, come anteprima, è la situazione dei conti della regione. Noi come gruppo
consigliere regionale abbiamo denunciato che il 2011 si è chiuso con un mancato pagamento sul trasporto pubblico locale di 220 milioni di euro, cioè soldi di lavori fatti da Trenitalia e dalle aziende di trasporto che dovrebbero essere pagati in quell'anno. L'esercizio ferroviario in quell'anno era stato quantificato dall'esercizio ferroviario automobilistico, il TPL, il trasporto pubblico locale del 2011, valeva 580 milioni, la giunta ne ha messi a bilancio, dopodiché ne ha impegnati solamente 372, quindi è rimasto un buco di 208 milioni. Ci sono soldi che giuridicamente sono un debito che noi abbiamo verso le imprese che hanno fatto lavoro, che abbiamo noi come regione o noi verso le province che poi ce l'hanno verso le aziende, ma cambia poco. Cioè nel 2011 gli enti locali devono, la regione deve alle aziende 208 milioni, che se si assommano ai debiti precedenti arrivano a 270 milioni circa di debito per gli esercizi pregressi che noi abbiamo verso coloro che hanno fatto il lavoro. Non risultano nemmeno tra i residui passivi, perché non sono stati impegnati, quindi questi soldi sono scomparsi. La Giunta ha detto che li avrebbe messi e quindi avrebbe pagato nei 3 anni successivi, e quindi sul 2012 noi ci immagineremo di trovare circa un terzo di questa cifra, circa 90 milioni. Quest'anno avremmo dovuto avere di nuovo 580 milioni di euro, sommando al 90 che serviva per pagare un terzo del passato, avremmo dovuto avere a bilancio all'incirca 670 milioni di euro. Ora, il bilancio della regione Piemonte, nell'UPB 12.041, c'è chi l'unità, il capitolo del bilancio che serve per finanziare il trasporto pubblico, aveva in effetti nel bilancio di previsione 687 milioni. Quindi, grosso modo, dopo la battaglia che noi abbiamo fatto come opposizione sul bilancio, hanno messo i soldi per pagare il trasporto pubblico locale. Semplicemente il 15 di agosto è stato messo online la proposta di assestamento di bilancio che la Giunta ha votato e che adesso dobbiamo discutere in Consiglio regionale. Io l'ho guardato ieri, soltanto le ferie perché volevo partecipare qui, e ho trovato una sorpresa che è interessante. Sull'UPB 12.041, quella che serve per finanziare il trasporto pubblico locale, che è la seconda voce del bilancio della regione dopo la sanità, ho trovato che la Giunta Cota ha proposto di togliere 175 milioni di euro, dal 25 al 30%. Quindi noi abbiamo, se questo passerà, e passerà se non c'è una rivolta sociale, 512 milioni di euro. Quindi noi abbiamo sul bilancio una cifra che è assolutamente inadeguata a garantire il servizio, seppur ridotto come dei tagli di cui stiamo discutendo qui. Quindi, delle due l'una, o la Regione continuerà a finanziare il servizio così come l'ha ridotto a seguito di questi tagli e deciderà di non pagare le aziende, di pagarle negli anni successivi, l'ha già fatto l'anno scorso, può decidere di continuare a pagare sempre solo una quota dell'anno accumulando un debito, finché ci sarà un anno in cui dovrà dire andate tutti a piedi perché io col bilancio di quest'anno pago tutti i debiti degli anni passati, oppure dovrà intervenire mani militari per tagliare il servizio alle aziende. Io ieri l'ho comunicato alle aziende dei trasporti, non lo sapevano perché è una cosa fatta per agosto, già questo dice la serietà dell'operazione, ma ve lo segnalo perché se questi sono i dati, allora non c'è davvero storia per nessuno. Noi stiamo parlando di riattivare alcune linee, è la battaglia che noi facciamo, ma con questi tagli l'intervento sarà molto più pesante del taglio del 10% sulle ferrovie, del 9% del TPL, che è stato previsto nel documento di programmazione regionale. Vi faccio notare che sull'assestamento l'unica voce che ha dei tagli pesanti è questa relativa al trasporto pubblico locale. Ecco perché noi siamo esterrefatti, abbiamo fatto dei manifesti negli anni passati, la Giunta Cota li lascia a piedi, era un po' provocativo.